E buongiorno a tutti, come stiamo andando? La vita è la solita, scuola casa o lavoro casa? Ogni giorno sempre le solite storie, sempre le stesse notizie. Ma che tristezza. Beh, per cambiare un attimo e vedere qualcosa di diverso dal solito, parliamo oggi di ragni. Ok, ho già capito che alcuni chiuderanno il video. No, God! Ma se volete affrontare le vostre paure e imparare qualcosa di nuovo, vi consiglio di non cambiare assolutamente. La maggior parte dei ragni che troviamo in casa, perché non abbiamo voglia di pulire negli angoli più remoti della stanza, sono innocui. Anzi, magari sono pure amichevoli. Però quelli davvero pericolosi ci sono e si trovano in giro per il pianeta, e forse anche vicino a voi, chi lo sa. Vediamo quindi oggi i ragni più velenosi della Terra. E come sempre, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi incredibilmente seduraiati, cominciamo! Keiracanthium. Non è un'imprecazione in qualche dialetto, ma il nome di un ragno. Per comodità viene chiamato ragno dal sacco giallo. È considerato in Asia il terzo in quanto a pericolosità del morso. Non uccide, ma fa passare le pene dell'inferno. Pensate che crea gli stessi sintomi della vedova nera, anche se a livelli minori, come edema e prurito. La sensazione di bruciore associati al morso durerà per massimo di un'ora, con eruzioni cutanee e vesciche che si verificano durante le prossime ore. Le persone con un organismo un po' più debole potrebbero beccarsi una brutta febbre, malessere in generale, crampi muscolari e nausea. Insomma, vi sembrerà di essere continuamente sul tornado blu di Gardaland. Non è molto aggressivo verso gli esseri umani, ma guai a pisciare sul suo territorio, perché ciò a cui tiene di più. Spesso crea la sua tela di ragno anche nelle scarpe, quindi se mai doveste ritrovarvi un ragno giallo nella scarpa, beh, andate a comprarne un altro paio, eh. Difficilmente lo ritroverete a casa perché preferisce gli ambienti umidi ed esterni. Ragno lupo cinese. Il ragno lupo normale che si trova in Europa è una creatura molto schiva, non cerca di mordere gli umani e spesso e volentieri scappa piuttosto che cercare un conflitto. Ah, questi sì che sono i miei ragni preferiti. Ma il problema è suo fratello in Cina, veramente un grandissimo stramboide. È chiamata in modo complesso e scientifico Lycosa singoriensis. Ovviamente pure il nome ti uccide perché ho registrato questa parte 3 volte prima di riuscire a dirlo senza mordermi. Ma non è finita. Sto coso, come dicevo prima, non ha un veleno innocuo all'essere umano come il ragno lupo europeo o americano. No, no, il suo veleno è in grado di distruggere i globuli rossi, inducendo un'emorragia negli umani. I morsi del ragno lupo cinese possono anche causare gravi infezioni e spesso danni alle cellule procariotiche ed eucariotiche. Cellule eucariote. Ah, ma non pensiate siano lenti e impacciati nonostante i loro 7 cm di lunghezza comprese le zampe. Oh mio Dio, 7 cm! Sono pure più veloci dei normali ragni. È proprio vero che ci sarà sempre un qualcosa di asiatico migliore nel mondo, o peggiore in questo caso. Cosa chiede a San Gennaro? Al suono giapponese. Stavolta la pausa bagno la facciamo prima, perché mi hanno davvero sconvolto questi ragni e siamo solo ai primi due. Se comunque siete riusciti a tenere gli occhi aperti fino a qua, oggi diamo la risposta al quiz che avevo posto nel precedente video, nel caso l'abbiate visto. La risposta è la B, Alexandra Siang, che non è proprio una bambina perché il suo corpo ha superato l'età della pubertà, mentre il suo volto è ancora quello di una bambina di 8 o 9 anni. Perché? Beh, vi consiglio di vedere il video e capirete. Ragno dal dorso rosso. A prima vista questo ragno è molto simile alla sua sorella cattivona vedova nera. Ma fortunatamente, se non la provocate, non succederà nulla, perché nonostante sia abbastanza territoriale, tende a nascondersi piuttosto che menare qualcuno. Ma anche questo non importa, perché noi siamo in Italia e questa specie è per lo più in Australia. Per fortuna. Se sente che parlo male di lei potrebbe farmi secco, eh. Ehi, io ho davvero paura dei ragni, non giudicatemi. Comunque sia, ogni anno viene somministrato l'antiveleno a circa 250 persone per via del suo morso. Non è letale, è vero, ma in alcuni casi può provocare nausea, quindi seguita da vomito, tachicardia e insonnia. Non è consigliabile avvicinarsi. Gli incidenti con questo ragno capitano per lo più mettendo il piede nella sua tela. E sapete che vi dico? State sicuri che manco per sogno pesterò una tela di ragno quando andrò in vacanza in Australia. Ci tengo al mio vomito. Ragno violino.
considerato uno dei ragni più velenosi d'Italia, anche se in realtà si tratta di una creatura schiva che tende a scappare, un po' come i ragni che abbiamo visto prima. Si chiama così per via di una macchia a forma di violino, spesso presente sull'addome. Non è pericoloso. Di più! Un episodio interessante è successo a Terni, dove un vigile urbano di 59 anni era stato morso per sbaglio. Ha rischiato davvero grosso. Quando è arrivato in ospedale non parlava e le funzionalità di alcuni organi era compromessa. L'uomo inizialmente non aveva dato importanza al ragno, pur vedendolo sul braccio e non avendo avvertito alcun morso. Ma era stato morso e se n'era accorto dopo 2 giorni. C'erano 2 piccole croste a distanza di 2 centimetri accompagnate da un forte gonfiore e dalla febbre. Una volta giunto al pronto soccorso, i medici scoprirono che i reni non funzionavano più e il braccio era in necrosi. L'uomo alla fine si è salvato e non ha riportato nessuna ferita permanente. La morale in questa storia è che questo ragno è tosto e che se lo vedete sul braccio meglio che lo buttiate a terra senza agitarvi troppo. Infatti morde solo se si sente in pericolo e per nessun altro motivo. Ma una cosa vi sarete chiesti anche voi, perché il nostro simpatico vigile urbano invece di buttare giù il ragno dal braccio come avrebbe fatto chiunque, lo ha tenuto lì? Voleva un nuovo animale da compagnia? Vedova nera. Come ogni buona classifica sui ragni che si rispetti, anche qui dobbiamo per forza aggiungere la vedova nera. Si trova a sud degli Stati Uniti, ma anche nella maggior parte dell'emisfero occidentale. Prima di darvi informazioni sul veleno e sui possibili dolori infernali che potreste passare, e magari pure sulle bestemmie che per sbaglio potreste dire, parliamo di una curiosità alquanto strana per i maschietti di vedova nera. Quest'ultimo, dopo essersi accoppiato con una femmina, viene, mangiato. Esatto, sua moglie o la sua ragazza o la sua amante lo divorano completamente. Quindi può anche tradire la partner, tanto o una o l'altra lo divoreranno. Per questo motivo i maschi cercano sempre una partner che abbia mangiato da poco. Sì, un po' come me, perché così non devo pagare la cena a nessuna. Il veleno degli esemplari femmina della vedova nera è 15 volte più potente di quello di un serpente a sonagli. Il dolore si diffonde rapidamente attraverso il corpo, seguito da brividi, nausea, difficoltà respiratorie, delirio, paralisi parziale e spasmi. Mi sento male solo a dirle tutte queste cose, ma sta gran figlia del demonio può perfino uccidervi. Nel 2010 sono stati registrati 2.168 morsi negli Stati Uniti, 892 dei quali sono stati trattati in strutture sanitarie. La vedova marrone. Questo ragno si trova negli Stati Uniti meridionali e sapete la cosa sorprendente è che il suo veleno è 2 volte più potente di quello di una vedova nera. Fortunatamente è un ragno timidone, quindi raramente lo incontrerete. Si trova per lo più sotto i bidoni della spazzatura, nelle cassette postali, nei garage ingombri pieni di roba e abbastanza sporchi. La vedova marrone non inietta tuttavia molto veleno quando morde, per fortuna devo dire. Ma se lo facesse rimarreste a terra per molto tempo e vi servirebbero urgenti cure mediche. Sono pochi i casi di attacchi e non c'è mai stato un caso di morte. I sintomi sono quelli tipici della vedova nera, ma come detto prima 2 volte più potenti. Con questo concludiamo questa dura classifica e paurosa sui ragni più velenosi del mondo. Potete tirare un sospiro di sollievo, solo uno per ora ha come habitat naturale l'Italia, ma se avete visto il video sapete com'è fatto e potete scappare come veri eroi. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, sempre qua, solito posto, e beh, ormai lo avrete capito, orario diverso. La vedova arancione. Cioè, ho davvero detto arancione.